E bella a tutti ragazzi, sono Light, bentornati in un nuovo video di Brawl Stars. Come vi avevo detto nello scorso video, che vi ricordo di andare a vedere, quindi passate sul mio canale, iscrivetevi, che è gratis, e lasciatevi un piace se il video vi piacerà. Andremo a spendere 3365 di oro per potenziare più brawler possibili. Quindi un like obbligatorio. Allora, iniziamo da dal più alto, che almeno vediamo quanto, tanto ne facciamo uno solo, quindi. Allora, bombardino, stregone, 480 di oro, una fitta a cuore. Però, aumenta 120 salute, 34 danno al secondo e 34 della super uguale. Andiamo a spenderli. E livello 7, non è male. Jesse, che mi piace tantissimo. Portiamola su, vediamo. 160 di vita, non male. 41 di danni e 12 danno per torretta. Danno per colpo della torretta, che dava 300. Non è sicuramente malissimo. Anzi, andiamo a spendere 290. Perfetto. Bull, livello 6. Non è che mi interessa particolarmente, però 260 di vita in più, 20 danni per pallettone, quindi ogni colpo 520 di danni in più, e danni alla super 1000, onesto. Poi, anche se la super la utilizzi principalmente per fuggire, penso, non tanto per fare danno, però ogni tanto può capitare. Ocio, andiamo a vedere, più 190 di salute, danni, più 33 e cura più 92, che va bene, arriva al 2003, è abbastanza alta. Andiamo a spenderli. Anche poi c'è finalmente livello 6. Adesso andiamo con Colt, anche lui non male, più 140 di vita, 3500 inizia a essere importante, più 15 danni per proiettile, più 15 danni per proiettile della super. Bene, bene, direi. Pensavo che la super levasse di più rispetto ai proiettili normali, invece evidentemente sono più proiettili. Per annientare qualsiasi copertura aggiungere distanze maggiori. No? Ok. Andiamo a livello 6. Poi c'è Beryl, che aumenta 200 di salute, 14 danno per pallozzola e 20 danno da super. Che non è male, però anche qui da super per, più o meno sempre per fuggire, diciamo, o per pushare, però non sempre addosso arrivi. Oh, finalmente il signor Brock, che mi piace moltissimo. Più 140, arriva a 3500, anche lui non male, danno 1375 e danno per razza super 1300, bene. Ci sta tutto, tutti i punti pari arriviamo, diciamo, nel 1500, 1300, carino. Qua, la stecca che non mi piace particolarmente, però va bene. Visto che ci siamo, più 120 di salute, 15 danno per proiettili e 15 danno per proiettili della super. E super, i danni normali e quelli che sparano da lontano sono sempre uguali più o meno. Pensavo che ci fosse un po' di differenza, invece. Penny invece è molto bella, Penny, da usare. 160 di aumento di salute, 42 danni per proiettile e danni al mortaio 60 in più. Che vanno bene, peccato ce ne mancano 10 per portarla al 5. Andiamo adesso a potenziare Pam, che c'era nello scorso video, infatti ne abbiamo 311. Vi ricordo ancora, come prima di andarlo a vedere, che allora, vediamo un po', qua ci saranno molti potenziamenti, penso, più 220 di salute, 13 danno per proiettile pochissimo e 16 di cura al secondo, va bene. E siamo a livello 3. Livello 4, ancora 220, 13 e 16 cura al secondo, va bene. 5000, intanto 60 di vita, è arrivata, altri 220 di salute, 13 danno per proiettile, 16 cura al secondo, perfetto, e penso sia l'ultimo, livello 6 addirittura arriviamo, ancora 220 di salute, 13 danni per proiettile, 16 cura al secondo, cioè è diventata fortissima, 5500 di salute, 325 danno per proiettile, e 400 di cura al secondo rispetto a prima è un altro brawler. Poi andiamo a vedere Bo, che non è male, anche lui mi diverte a usarlo,
180 di salute, 25 danno per freccia e 72 danno per trappola, bellissima, danno per trappola, è fortissime le trappole. Ancora possiamo potenziare 180 di salute, 25 e 72 per le trappole. Ancora livello 4, 180 di salute, 25 e 72 ancora, perfetto. Abbiamo finito l'oro praticamente. Ci sono rimasti qua, possiamo portare su Frank con 290 di salute, 60 di danno, 60 di danno della super. Anche qui la super è uguale. Peccato ce ne manca uno per farla 3. E la signorina Piper, che adesso andiamo a provare. Salute 120, danno alla massima distanza aumentato di 82, danno della super più 40. 1722 di danno comunque, non è male. Andiamo a provare la signorina Piper. La proviamo. In quale mappa la andiamo a provare? Andiamo a provare in questa di sopravvivenza, perché anche prima la stavo usando con Brock e non è male questa mappa dalla distanza, quindi ci sta da provare qui. Allora, andiamo a prendere quella cassettina, vediamo il raggio, quanto il raggio è lunghissimo, però fa un botto di danno Piper, se ti prende ti distrugge. Qua due cassettine, andiamo a prenderle. E guardate il danno che fa solo con un power up. È una roba assurda. Tu che vuoi, vai via. Sono morto. Sono morto. Mortissimo. Ovviamente chiuso a panino come sempre. La spiga più nera ogni volta che devo fare un video. Decimo, neanche una coppa. Che tristezza. Rifacciamolo, rifacciamolo. Non c'è problema. Dove siamo nati? In mezzo a tutti? Andiamo a colpire. Ecco, ancora Pam. 1722, te li prendi. E immaginavo fosse un po' lenta a ricaricare i colpi. Bene, io gli do una mano a prendere le cassettine. Praticamente ha preso tutti i power up che erano miei, perché non so da dove cazzo arriva quella lì che me l'ha rubati. Andiamo a prendere qua sotto senza morire. Ah, siamo morti. Bene, siamo morti. Ecco come non giocare a Brawl Stars con Piper. Faccio veramente cagare. E sempre quando registro. E quando non registro arrivo primo, secondo, a rompe. Poi ogni volta che vado a provare un brawler nuovo devo perdere minimo 5 per riuscire a vincerne una. Però per fortuna non perdiamo coppe e quindi va bene. Infatti tutti i brawler che ho recuperato tutti i brawler e non c'è più nessuno che stia in drop, quindi nel senso penso che sia abbastanza dimostrativa come cosa per farvi capire che non sono così scarso come sembra. Però sapete, non è facile comunque giocare e concentrarsi mentre si fa un video. Anche se dite voi andarsi a suicidare nella nebbia, lì nella foschia, nella nube tossica, non è proprio... Anche se parli, dici, non è che sia proprio il massimo. Non riusciamo a prenderla. Te la sbigna, maledetta. Tu che cosa vuoi? Perché mi tiri un mortaio contro? Guarda tu. Questi qua sotto cosa fanno? Uno sta suicidando, bene. Io aspetto che tu esca. Devo mettere le trappole sulla destra. E via! E ce n'è un altro! Oh, questo? Siamo morti! Siamo morti!
Siamo morti con robot, cioè io sono morto in qualsiasi modo possibile. Qua nebbia con robot, a panino, cioè una partita normale non riesco a farla, è una cosa che odio. Comunque, va bene, migliorerò con Piper perché con Brock... Adesso ve lo faccio vedere, adesso io sto zitto e faccio una partita con Brock che... Quelle Piper ero a 0 coppe, quindi le persone sono più scarse. Questo sto a 305, ok? Adesso io sto zitto, non commento e mi concentro e vi faccio vedere quello che faccio con Brock. Arriverò ultimo uguale. Che devi fare tu? Muori. Guarda quello che andava a rubare i power up. Maledetto morte. La Dara con 6. Paura. Vabbè, ancora qui. Beh, comunque dai, avete visto, sta comunque una partita sicuramente giocata molto meglio dell'altra di prima. Peccato lì, non potevo fare più niente. Però, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Questa era giusto una cosa per cambiare, per variare un attimo, perché per farvi vedere che bene o male mi riesco a cavarmela, anche sulle 300 e passa coppe. Intanto sblocchiamo un'altra cassettina, siamo a 36 quelle normali. Io per questo video direi che è tutto, vi saluto, ci vediamo nel prossimo, lasciate like se vi è piaciuto, un saluto a tutti e bella! Non è vero, perché devo prendere questi. Andiamo a prenderli. E li mettiamo su Piper. Perfetto, giusto per potenziarla un pochino così la riesco a utilizzare meglio. Se abbiamo l'oro, sì, perfetto. Altri 120 di salute, 82 danni alla massima distanza e danni per granata altri 40. Quindi leviamo 1804 al massimo colpo. Ok, adesso è veramente tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e bella!